Un rinnovato buon pomeriggio dallo stadio del Bisenzio di Signa, dove si sta per giocare il secondo tempo della partita dell'Eccellenza Gione B fra Signa e Fortis Juventus. 2-1 il risultato, anche sorprendentemente direi, a favore del Signa nel corso della prima frazione. Nella prima frazione per 25 minuti di chiare marche bianco-verdi, poi però è uscito il Signa che ha rimontato l'iniziale svantaggio segnato da Elia Guidotti. E ha sorpassato prima con Tomberli e poi con Bartolozzi, grazie anche alla collaborazione della difesa biancoverde, colpevole in entrambe le occasioni, soprattutto nel primo tempo, direi. Al microfono Andrea Labbate, alle riprese Roberto Bob Finelli per questo secondo tempo di Signa Fortis Juventus. C'è un cambio nella formazione ospite con l'ingresso di Fedele. Mi daremo poi conto al posto di chi. Mi sembra al posto di Vitale, se non ho visto male, che sembra che manchi in questo avvio di secondo tempo. Vitale che pure non aveva giocato male nel corso del primo tempo. Esce un 99, entra un 98, ma c'è un altro 99 in campo per la Fortis Juventus, quindi quote sempre rispettate. L'abbassamento di Mazzolli al ruolo di terzino con Fedele a centrocampo, credo sia questa la scelta di Stefano Calderini. Innocenti, tocca per Serotti, va a proporsi Mazzolli sulla fascia destra. Serotti viene poi attaccato, però Bulgarello perde un altro pallone in maniera ingenua, poi il fallo brutto di Lorenzo Di Giusto. Cartellino sicuramente giallo, credo, per il difensore della Fortis Juventus. Vediamo la scelta di Vizzini, che per il momento non tira fuori nessun cartellino. Mi sembra una scelta quantomeno curiosa, quella del direttore di gara Valdarnese. Fallo di Giusto netto direttamente sull'uomo per un giocatore che poteva anche andare verso la porta avversaria, sia pure contrastato da altri difensori. Invece non è arrivata nessun provvedimento disciplinare da parte di Vizzini. Credo che questo sia un bel errore tecnico del direttore di gara Valdarnese, appunto. Mentre si stanno allungando le ombre qui allo stadio del Bisenzio, sta per calare il sole dietro i palazzi che circondano la curva ovest, per così dire, dello stadio del Bisenzio. Secondo minuto di gioco nel secondo tempo. Punizione a favore del Signa, sulla palla Bartolozzi, il suo destro picchia sulla barriera, la rosa va al rinvio, mette direttamente in fallo laterale Vegni, consentendo quindi alla Fortis di uscire dalla zona difensiva. La rosa per Iarrusso, subisce fallo Iarrusso. Punizione quindi a favore della formazione ospite, mentre sono andati a riscaldarsi praticamente tutti i componenti della panchina signese, mentre quelli della Fortis sono ancora tutti seduti nella propria panchina. Serotti accarezza il pallone, poi serve Di Giusto. Mazzolli, Di Giusto. Il lancio di Di Giusto verso Guidotti, con poi testa di Gabrielli. Poi Gambineri attaccato da Serotti, ancora Gambineri. Va al rinvio, Mazzoli recupera il pallone, di fatto lo regala a Campolo, poi Bartolozzi, si allunga troppo la sfera, contrasto a centrocampo, rinvio di Ortega, a caccia del pallone La Rosa, l'ex giocatore della Zenit Audax che nel suo passato ha anche una stagione in Australia. Di Giusto, rinvio verso Iarrusso, sulla seconda palla arriva Innocenti, serve Serotti, attenzione alla Fortis che prova questo attacco sulla fascia destra, va a chiudere Gabrielli direttamente in fallo laterale, pressione continua adesso della Fortis di Stefano Calderini. Se ne sono andati 4 minuti del secondo tempo, sempre 2-1 per la formazione di casa. Stanno intanto pareggiando alla fine del primo tempo le inseguitrici della formazione di Borgo San Lorenzo. La rosa per Serotti. 0-0 sia il porta romana a Grassina, sia l'aglianese a Bucine. Quindi impegnate tutte e tre in trasferta le prime tre della classifica. Fedele
Fallo laterale, sarà battuto da Mazzolli. Come vedete nella metà campo di destra del secondo tempo è calata l'ombra. Tanto andiamo a rivedere quali sono le formazioni in campo. Con il Signa gioca con Cappelli, Vegni, Campolo, Bartolozzi, Gabrielli, Strupeni, Marrani, Bizzetti, Tomberli, Ortega e Gambineri. Risponde la Fortis con Bado, Fedele, La Rosa, Borgarello, Di Giusto, Gurioli, Iarrusso, Serotti, Guidotti, Innocenti e Mazzoli. L'arbitro dell'incontro, ricordiamo, il signor Vizzini della sezione di Valdarno, assistito da Cheli e Croce, entrambi della sezione di Pisa. Deve ripartire dalla propria linea difensiva la Fortis con Borgarello, che va a cambiare gioco dalla parte opposta, dove sale preciso e puntuale Mazzolli. A spazio davanti a sé il terzino della Fortis, poi si capisce male con Elia Guidotti, regala il pallone alla Signa. Ancora Borgarello in anticipo, guadagna fallo laterale. Fallo laterale viene battuto in direzione di Elia Serotti. Gurioli all'interno del cerchio di centrocampo. Non si capisce con Innocenti. Ancora il pallone vagante, si butta a Tomberli, come sempre molto generoso su tutti i palloni vaganti. Poi rinvio di Campolo. Poi brutto rinvio in fallo laterale di Bado, che poteva sicuramente fare meglio nell'occasione. Fallo laterale battuto da Campolo, che di fatto oggi prende il posto di Capocchiani, altro assente della formazione giallo-blu. Serotti. Poi Gabrielli con calma. Serve Campolo. Quindi Gambineri. Bartolozzi, ancora Gambineri, Mazzolli recupera il pallone, serve Borgarello che alza la testa, prova il lancio dalla parte opposta dove salta velocemente lì a Guidotti, solo davanti a Pergera, attenzione a Guidotti, il tocco, la parata di Cappelli che nega il pareggio alla Fortis Juventus. Sempre molto pericoloso Guidotti. Occasionissima per la Fortis per tornare in parità. Ma si è dimostrato come al solito molto preciso e puntuale Cappelli nel coprire il proprio specchio di porta. Attacca ancora però la Fortis, cross sempre per Guidotti, troppo alto. Gambineri, attaccato da Mazzolli. Come testa di Gurioli. Quindi la palla potrebbe essere buona per Marrani, troppo lunga. Vediamo se l'occasione per la Fortis Juventus dà un po' di coraggio alla formazione borghigiana, che deve assolutamente tornare in carreggiata. Serotti per Mazzolli. Tanto è calata l'ombra e cala anche la temperatura in maniera repentina, direi, qui a Signa. Primo tempo davvero, tempo quasi primaverile al sole, adesso che va giù il sole sicuramente farà molto più freddo. Attacca Iarrusso, va a puntare Strupeni, cerca lo spazio, ha bisogno anche del miglior Iarrusso, la Fortis, per tornare in partita. Iarrusso che finora, come detto, anche per la lunghissima assenza di 12 mesi, non è ancora tornato a essere quel Iarrusso che scorazzava in Serie D, soprattutto con la maglia del Mezzolara. Tanto fuori gioco proprio di Iarrusso. Visto anche il risultato, credo che nuovo esordio di Betti nella Fortis Juventus sia davvero molto molto probabile nel corso del secondo tempo. Rinvio di Tommaso Cappelli, decisivo qualche minuto fa su Guidotti, intanto il fallo di La Rosa. Tanto è pronto il secondo cambio per la Fortis. Vediamo un giocatore che si sta svestendo della tuta. Campolo. Sbaglia tutto. Si porta il pallone direttamente in fallo laterale. Campolo.
Tanto credo sia proprio il momento di Betti. Sì, sì, è il giocatore con la maglia numero 18, pronto a entrare per la Fortis Juventus, giocatore che in questa prima fase di stagione ha trovato forse meno spazio di quello che pensava nel Valdarno. Ed eccolo qui, Lorenzo Betti, attaccante del 97. Giocatore cresciuto nella Fiorentina, poi a Empoli, poi a Scandicci. Ascandici sceso in eccellenza nella Fortis, ha fatto molto molto bene, ripetiamo, nel girone di ritorno dell'anno scorso. Poi in estate aveva scelto la corte del Valdarno, stavo poi di fatto a tornare sui propri passi. Tanto attenzione, via Guidotti, entra in area di rigore, può scaricare il destro, la parata ancora di Cappelli, la palla finisce in rete. Errore stavolta di Cappelli e il pareggio della Fortis con Elia Guidotti, sempre lui al 55esimo, decimo minuto della ripresa, arrivato il 2-2. Stavolta l'errore di Cappelli, probabilmente ingannato da un balzo del pallone sul terreno viscido. Ed è il 2-2 della Fortis con Elia Guidotti, segna sempre lui, ci ripetiamo, ma segna sempre lui. Vediamo se Calderini comunque conferma il cambio con l'ingresso di Betti. È l'uscita di Iarrusso, quindi punta per punta, non dovrebbe cambiare granché nell'assetto tattico della Fortis. Esce una punta, ne entra un'altra. Arrivato il gol di Elia Guidotti che esulta, lo vedete, verso la massima dirigenza borghigiana. Il 5 poi con Elia Serotti, i due Elia, Mugellani, borghigiani entrambi, anima e cuore di questa squadra. 2-2, quindi fra Signa e Fortis, di nuovo tutto come alla partenza, ma siamo solo al decimo della ripresa, c'è da giocare ancora 35 minuti più recupero, può davvero succedere di tutto, l'abbiamo visto in questi primi 55 minuti di gioco. Rinvio di Cappelli, colpo di testa di Gurioli, ancora indirizzo stavolta di Betti, che prova a toccare il primo pallone della sua nuova avventura in maglia bianco-verde. Betti che negli allievi della Fiorentina, con la sua presenza, teneva in panchina Chiesa, essendo coetanei i due giocatori. Poi i due giocatori hanno preso strade e carriere diverse. Borgarello, poi Serotti di prima verso Betti, che però è in posizione irregolare di qualche centimetro, ma era posizionato molto bene l'assistente Croce di Pisa, che ha sbandierato il fuorigioco dell'ex giocatore del Valdarno. 2-2 fra Signa e Fortis Juventus, davvero l'avevamo detto in apertura di telecronaca che le emozioni non sarebbero mancate. E in 55 minuti finora abbiamo visto 4 gol e un palo, scusate se è poco. Tomberli per Bartolozzi, ancora Tomberli, siamo ai 25 metri, cerca lo spazio per il cross, va a terra, non c'è fallo, ancora Tomberli, pallone sul destro, respinge il muro borghigiano, poi conquista un buon pallone Innocenti che può scatenare il contropiede della Fortis, il pallone per Betti, attenzione Betti che può provare a entrare in area di rigore, su di lui Strupeni, un po' isolata, ancora per Innocenti, aggancia bene Innocenti, siamo in area di rigore, poi Gabrielli però lo chiude con grande sapienza e va al rinvio il capitano del Signa a cercare Tomberli. Di Giusto, suo rinvio ancora verso Elia Guidotti, di petto addormenta il pallone verso Serotti, l'idea è buona, poi dentro per Betti, anche questa era una buona idea da parte di Serotti, il pallone gli scappa via un po' troppo potente direttamente verso le braccia di Tommaso Cappelli. Ecco il rinvio del portiere, poi Tomberli. In qualche modo il pallone arriva a Gambineri, cerca di anticiparlo Di Giusto che gli toglie il pallone. Poi Fedele, Borgarello, sempre molto elegante nel portare il pallone Borgarello. Colpisce di fatto un avversario e Gambineri poi decide di andare a sincerarsi delle condizioni del compagno di squadra colpito dalla pallonata potente di Milton Borgarello. Un'occasionissima in apertura di ripresa per la Fortis con Guidotti, una grande parata di Cappelli che poi invece pochi minuti dopo è stato ingannato dalla conclusione dello stesso Guidotti, il pallone che ha picchiato per terra e lo ha superato in maniera beffarda, direi.
andiamo a vedere quali sono intanto i parziali del Eccellenza Girone B all'inizio di questa seconda giornata del girone di ritorno del campionato, massimo campionato dilettantistico della nostra regione. Badesse Zenit 0-1, 0-0 fra Baldaccio e Sestese, Bucinese e Aglianese e Grassi la Porta Romana e Jolly Montemurlo l'Astrigiana. Poi la Sinalunghese vince a Castiglion Fiorentino nel derby, per ora gol di Lucatti. E il Valdarno vince 1-0 sull'Antella con il rigore di Mencagli. Pochi gol, a parte in questa partita, si è segnato quasi più in questa partita, anzi sicuramente si è segnato per ora di più in questa partita che in tutte le altre del girone B di Eccellenza nei primi 45 minuti di gioco. Tanto Innocenti ancora tiene un buon possesso del pallone, poi serve Bulgarello. Lancio verso Betti, colpo di testa di Vegni. Poi Bizzetti ingenuamente si fa rubare il pallone da Innocenti, che anche quest'oggi per ora è uno dei migliori in campo per la formazione borghigiana, sempre molto puntuale in ogni fase del gioco di centrocampo. Punizione a favore della Forgis, che adesso dopo il pareggio ovviamente ingolosita per così dire, cerca qualcosa di più. L'area di rigore arriva anche Gurioli, oltre alla Rosa. Colpo di testa cercato sulla punizione di Serotti proprio verso la Rosa, ma c'è il fuorigioco di la Rosa segnalato. Si continua a giocare il sinistro di Betti, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente con Serotti che va a protestare probabilmente per la non punibilità per così dire del difensore, della posizione irregolare del difensore della Fortis. Si riprende comunque a giocare Campolo, la chiusura ancora di Serotti, poi Bulgarello di prima verso Elia Guidotti, attenzione Guidotti più veloce, va a recuperare il pallone, siamo in area di rigore, uno contro uno con Gabriele, il pallone dentro per Betti, l'anticipo di Vegni, l'ottimo servizio di Elia Guidotti per Betti. Betti che aspettava il pallone forse sul secondo palo, è stato anticipo decisivo di Lapo Vegni che ha salvato Capre e Cavoli, con la Fordice che rischiava di tornare in vantaggio. Calcio d'angolo per la Fortis sulla palla di Aserotti. Suo destro, teso, sul secondo palo, va tutto bene. Colpo di testa di Gurioli che non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Pallone ancora in campo con Bulgarello. Rimpallo favorevole ancora a Bulgarello che però non riesce a tenere il pallone in campo. Pallone che sfila in fallo di fondo. Rinvio quindi di Tommaso Cappelli, si lotta a centrocampo fra Fedele e Bizzetti, pallone che sfila in fallo laterale a favore della squadra di casa. 2-2, ripetiamo il risultato, doppietta per la Fortis del solito incontenibile Lia Guidotti. Ultima partita senza un gol di Guidotti e la vittoria alla Strassigna di due mesi e mezzo fa. Tanto recupera un gran pallone Serotti, attenzione al contropiede della Fortis, lancio di Serotti per Guidotti che riesce a far passare il pallone verso Betti, l'anticipo però di Vegni, poteva essere sicuramente giostrato meglio questo contropiede per la Fortis, adesso sta prendendo coraggio, ancora Serotti di prima verso Innocenti, c'è la chiusura di Gabrielli. Tomberli adesso deve aiutare la propria squadra, Tomberli, perché è un po' in difficoltà, il segna il fallo di Giusto. Arriva il cartellino giallo per Lorenzo Di Giusto, che già doveva essere ammonito precedentemente per il fallo sullo stesso Tomberli. Se l'è cavata prima Di Giusto, il cartellino giallo che è arrivato in questo momento, direi sacrosanto per il difensore nativo di Calenzano, il settimo cartellino giallo della sua stagione. Punizione quindi a favore del Signa, che può adesso riprendere fiato su questo lungo periodo di pressione della formazione borghigiana. Intanto un cambio per il Signa, credo esca Bizzetti, al suo posto potrebbe entrare Dini se non ho visto male, vediamo la scelta di Antonio Arcadio, esatto, entra proprio Dini al posto di Bizzetti. Anche in questo caso a livello di quote non cambia granché, esce un 99, entra un 99.
Bizzetti probabilmente un po' stanco, qualche errore in questa fase iniziale della ripresa dovuta probabilmente anche alla scarsa lucidità. La rosa di testa, proprio Dini tocca il suo primo pallone, poi contrasto deciso al centrocampo, ancora Innocenti recupera un gran pallone, va via sulla fascia sinistra, toccato poi da Vegni, l'arbitro fa proseguire, mezza spintarella del difensore Signese che ha rischiato anche il cartellino giallo nell'occasione. Poi colpo di testa di Dini, in fallo laterale, Fortis che sale a pieno organico e attacca sul settore di sinistra. Cambio anche per la Fortis, con l'ingresso credo di Fusi per Di Giusto. Per non rischiare probabilmente anche un eventuale secondo cartellino giallo. L'ingresso di Fusi al posto di Di Giusto. Vediamo se Fusi andrà a giocare sulla fascia sinistra e la rosa al centro, credo di sì. Quindi spostamento nella linea difensiva con Fusi che diventa il nuovo terzino sinistro e la rosa che dal terzino sinistro si sposta al centrale di difesa. Gurioli apre a Mazzolli che ha due giocatori davanti a sé, non ha molte opzioni, va a servire Borgarello. Adesso è tutta racchiusa dietro la formazione di Antonio Arcadio. Serotti per Borgarello, ancora Serotti, prova il cross in area di rigore, pallone troppo lungo, facile per l'uscita di Tommaso Cappelli. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo e la situazione è in parità fra Signa e Fortis Juventus. Vantaggio di Guidotti, ha risposto Tomberli e Bartolozzi, il Signa, e poi ancora Guidotti per il gol del 2-2 a inizio ripresa. Fallo laterale a favore della formazione giallo-blu. Fallo laterale battuto ancora una volta male dal Signa. Borgarello di prima verso Mazzoli che sbaglia, regala il pallone a Bartolozzi. Attenzione al contropiede del Signa. Ancora Bartolozzi, tocca per Gambineri che non riesce a tenere il pallone in campo. Gambineri che cercava il pallone in profondità, Bartolozzi che invece glielo voleva dare sui piedi. I due non si sono capiti e Signa ha sprecato così un'occasione importante. Ancora Signa però in possesso del pallone, Marrani, poi Tomberli. Il pallone diventa buono per Dini che lo mette giù, teve ancora per Tomberli, siamo in area di rigore, l'anticipo di La Rosa, il pallone che resta lì, attenzione la Fortis rischia un po', ancora Marrani, poi rinvio di Fedele, il fallo proprio su Fedele da parte di Dini. Quindi punizione a favore della difesa borghigiana. Tutte in parità le prime quattro squadre del campionato al momento. Questa fase della 17ª giornata del girone B di eccellenza. Borgarello, Mazzolli, ancora un errore di Mazzolli che perde il pallone in una zona di campo molto pericolosa, poi va a cercare di recuperarlo su Gambineri, in qualche modo lo recupera, però ancora un errore da parte della formazione borghigiana che delle volte si addormenta, davvero sembra incredibile una squadra come quella della Fortis Juventus. Tanto però il pallone in area per Tomberli che prova il diagonale e la palla in rete, l'errore di Bado, il Signa torna in vantaggio al 23esimo minuto di gioco, stavolta l'errore del portiere della Fortis, il destro di Tomberli, gran botta sul primo palo e il gol del 3-2 con il Signa che torna in vantaggio. Ma ancora un errore difensivo della formazione borghigiana. Doppietta di Luca Bubu Tomberli. Errori davvero incredibili quelli della Fortis Juventus quest'oggi qui a Signa. Troppa fiducia però forse nei propri mezzi. Ma errori con palloni persi in maniera davvero davvero ingenua, che rischiano di costare carissimo per la formazione borghigiana. Intanto Mazzoli ha problemi alla spalla destra. Nella chiusura prima su Gambineri si è infortunato. Non so se potrà continuare a essere presente in campo.
Eccolo qui, Mazzolli. Tocca per Serotti. Pallone ancora dentro per Elia Guidotti, l'uscita però facile di Tommaso Cappelli. La botta di Tomberi sul primo palo, pallone che è passato sotto la pancia di Cristian Bado e si è infilata all'altezza del primo palo per il nuovo vantaggio del Signa. Partita davvero stupenda, bellissima, piena di emozioni, piena di gol. E non è detto che finisca così. Mazzolli per Burgarello che apre a sinistra con i contagiri verso Fusi. Pallone per Betti in area di rigore, attenzione a Betti, la chiusura di Strupeni. Poi Vegni mette pallone in fallo laterale, si riversa tutto in attacco la Fortis che qualche istante fa sembrava sul punto di passare in vantaggio, invece ancora una volta punita con un errore difensivo. Quella difesa che ha fin qui portato la Fortis a essere in testa alla classifica quest'oggi, davvero quasi riconoscibile. Gambineri, il dribbling su Serotti, si converge al centro, palla sul destro, va a cercare di servire Tomberi che però è in posizione irregolare, quindi fuori gioco del centravanti del Signa, finora autore di due gol, finora quindi più che decisivo. Bolgarello, Serotti a caccia del pallone, non riesce a controllarlo, quindi Bartolozzi sempre molto utile a centrocampo. Si appoggia a Campolo, Gurioli di testa verso Bolgarello, non c'è pressing adesso del Signa in questa zona del campo. Bolgarello alza la testa e prova ancora il lancio verso Elia Guidotti, stretto fra due avversari, non c'è fallo. Vegni, poi Dini, sbaglia il tocco, La Rosa. 26 minuti di gioco nella ripresa, 3-2 per il Signa. 26. Pallone per Betti che si allarga sulla fascia sinistra, il suo tentativo di cross è sbagliato, direttamente sul fondo. Calato definitivamente il sole intanto qui a Signa. recupero al termine, 18 minuti a disposizione per la Fortis per cercare di riequilibrare nuovamente questo incontro emozionante e bello come pochi. Direi che quest'oggi è la consacrazione di un Signa che può davvero giocarsela con tutti in questo campionato. La posizione di classifica sorprendente per i pronostici estivi è sicuramente più che meritata per la squadra di Antonio Arcadio, vada come vada la partita di oggi. Tanto pallone dietro per Gambineri, il destro di Gambineri da lontanissimo, contrastato da Mazzolli. Borgarello. Fusi attacca sulla fascia sinistra, tocco per Innocenti, aggancia bene Innocenti, si gira ancora con Dovizia, poi servizio per Serotti che si era liberato sulla fascia destra. Poi Tomberi difende bene ancora una volta il pallone, Bartolozzi fa fuori Serotti, tocca per Campolo di prima verso Tomberi, di petto Gurioli, tocca per Mazzolli, ancora Gurioli, poi La Rosa, alza la testa Gurioli, La Rosa cerca il lancio che comunque diventa buono per Serotti che sbaglia il controllo. Borgarello per Mazzolli, attaccato da Dini, rischia qualcosa Mazzolli. Poi attacca Fusi sulla fascia sinistra, che fresco, eccolo qua, tocco per Fedele, va giù, non c'è fallo, l'arbitro non fischia, è comunque fallo laterale per la formazione borghigiana. Stiamo per entrare nel quarto d'ora finale, siamo quasi alla mezz'ora del secondo tempo, 3-2 per il Signa, decide per ora una doppietta di Luca Bubu Tomberli. Gurioli, pallone in verticale verso Betti, anticipato dalla difesa signese. Poi La Rosa attende il pallone, lo mette giù, alza la testa, prova il lancio verso Fedele, pallone forse troppo lungo, direi di sì. Fedele non può arrivare sulla sfera. Il rinvio da fondo di Tommaso Cappelli. 3-2 per il Signa.
5 gol e tante emozioni in una partita davvero bella. E come sempre, per le partite belle, belle c'è sempre solo TV Prato, che come al solito vi offre il meglio del calcio dilettantistico toscano. Intanto fallo di Strupeni su Betti, un po' di tensione in campo con Bartolozzi che non voleva restituire il pallone ai giocatori borghigiani. Vola qualche parola e forse anche qualcosa di più in campo. Partita ovviamente si innervosisce un po' in questo finale. In palio ci sono punti importantissimi. La Fortis sente scivolare via la partita. Punizione a favore della Fortis sulla palla Elia Serotti. È arrivato anche Gurioli in area di rigore. Anche La Rosa. Poi Bulgarello, tutte le proprie torri in area di rigore, c'è Betti, attenzione che questa potrebbe essere un'occasione importante per la Fortis. Serotti, raso terra per Innocenti, pallone forse non troppo intelligente, Innocenti comunque riesce a tenere il pallone ma attaccato da tre avversari, lo gestisce bene, servendo sempre lo stesso Serotti. Il cross sul primo palo, l'uscita di Cappelli anticipato da Gambineri, poi Marrani, Serotti ancora a caccia del pallone, Gabrielli rinvia lontano. Mazzoli a stoppare il pallone, poi lo serve male verso Fusi, errore ancora una volta di Mazzoli, partita decisamente non bellissima quella di Mazzoli dopo un buon inizio nei primi 20 minuti, tanti errori, troppi direi. La sensazione però è che la Fortis può essere pericolosa in ogni azione offensiva. E che quindi la partita sia tutt'altro che finita. Ancora Tomberli, lotta fra tre avversari, cerca di guadagnare fallo laterale, invece il fallo laterale è per la Fortis. Al 31esimo minuto di gioco della ripresa, Bulgarello per Filippo Gurioli. Ancora Bulgarello che la mente del gioco borghigiano. Tocco per Fusi, lancio lungo di Fusi per Betti che cerca di prima di girare verso Guidotti, pallone che va in fallo, anzi in calcio d'angolo per la Fortis Juventus. Terzo corner per la squadra mugellana, finora non ne ha battuto almeno uno il Signa. Ancora una volta salgono tutti i grandi calibri della Fortis. Pallone battuto in area di rigore, salta La Rosa, il colpo di testa, la parata di Cappelli, poi Betti, la respinta di Gambineri, occasionissima per la Fortis, poi Betti e Gambineri si scontrano, si continua a giocare, ma è stata un'occasione importante questa per la Fortis al 32esimo minuto di gioco. Ancora palla in aria e c'è punizione a favore del Signa, con un giocatore del Signa che va a terra per il fallo del giocatore della Fortis. Ancora qualche scontro, qualche parola di troppo in campo fra i due giocatori, fra i giocatori delle due squadre. Rinvio di Cappelli, ne sono andati altri minuti preziosi, Signa sempre più vicino alla conquista della vittoria. Tanto Serotti, tocca per Betti, si destreggia bene fra tre avversari Betti, poi Fedele per Serotti. Il pressing del Signa adesso è davvero molto molto intenso. Innocenti, tocca bene per Bulgarello che va a cambiare il gioco dalla parte opposta dove sale con precisione Michele Fusi. Allo spazio per il cross direttamente sul fondo da parte di Michele Fusi. Potrebbe essere una buona occasione anche questa per la Fortis che, come detto, che ogni volta che arriva comunque nei 20 metri finali sa essere sempre molto pericolosa. Si lotta ancora a centrocampo, fallo di Innocenti su Ortega.
Signa che cerca anche abilmente di perdere qualche secondo in più sulla battuta di questa punizione. Rinvio di Ortega, colpo di testa di Mazzolli, quello di Bartolozzi, poi Serotti, Innocenti, cerca di mettere giù, primo pallone perso della partita da Innocenti, ed era una notizia. Fusi attaccato da Marrani, rinvio di La Rosa. Fase un po' convulsa adesso del match, cerca di mettere ordine Marrani, va via sulla fascia destra, il suo cross per Gambineri, la palla è buona, attenzione per Dini, poi l'anticipo della difesa borghigiana che si salva, che ha rischiato e non poco. Gabrielli elude il pressing della Fortis, un po' scolastico nell'occasione il pressing della formazione borghigiana. Ortega va a cercare Gambineri, che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Con Serotti che intanto si lamenta per le perdite di tempo dei giocatori del Signa, direi che fa tutto parte del gioco. Via lungo di Mazzolli verso Betti. Tomberli di testa verso Gambineri. Prova a mettere giù il tocco di Serotti, fallo laterale a favore del Signa. Entriamo nei 10 minuti finali, 36esimo minuto di gioco, 9 minuti più recupero al termine, 9 minuti per la Fortis per cercare di riequilibrare le sorti del match. Ma negli ultimi minuti Signa è riuscito a spezzare bene i ritmi della partita. Gurioli in anticipo su Tomberi, rinvio di Serotti, pallone però di Ortega, che lo gestisce bene appoggiandolo a Campolo. Campolo per Bartolozzi, quindi Gambineri. Nello stretto il Signa fa un buon possesso del pallone in questa fase del match. Gambineri cerca probabilmente di guadagnare una punizione, un fallo laterale. Poi si appoggia a Campolo. Il cross di Campolo verso Tomberi, la palla è buona. Attenzione a Tomberi, in area di rigore. Arriva Gambineri, il destro, la parata di Bado, non troppo difficile in realtà. Rinvio di Bado, un po' a caso, ha fatto il pallone per il Signa, lo recupera comunque poi Bolgarello, che invita a salire Mazzolli, il tocco è per Innocenti, troppo corto però di Mazzolli, poi il pallone è sbagliato da Campolo, può diventare buono per Betti che va al cross, per Guidotti, la respinta di Strupeni, a recuperare il pallone Bolgarello che poi però sbaglia il controllo, c'è Marrani su di lui, tocco per Bartolozzi, Bartolozzi verso nessuno, e Gurioli si appoggia con calma a Mazzolli, prova a cambiare gioco, Mazzolli sbaglia ancora una volta tutto, la palla è buona per Betti che sbaglia a sua volta il tocco in verticale per Guidotti, questa poteva essere anche questa una buona occasione per la Fortis che sta sbagliando qualcosa di troppo in questa fase finale del match. 38 minuti di gioco nella ripresa, 7 minuti al termine, Signa sempre più vicino al successo. Fallo intanto su Tomberli. Signa che viene da un momento direi tutto sommato positivo, anche se ha fatto un punto nelle ultime due partite, ma veniva prima da tre vittorie consecutive, quindi 10 punti nelle ultime 5 partite, che ha fatto sì che la squadra abbandonasse forse definitivamente la zona play-out. Adesso vanta ben 8 punti sulla quintultima, prima di questa partita. Con questa vittoria ovviamente avvicinerebbe di molto la salvezza senza playout. Tanto La Rosa, pallone dentro per Elia Guidotti, in anticipo però netto Gabrielli, che mette il pallone in fallo laterale. A recuperare il pallone è Fusi. C'è Bolgarello vicino a essere servito, invece viene toccato per La Rosa. Quindi Gurioli, ora Bolgarello, ancora Gurioli. Alza la testa Bolgarello, va ora a servire dalla parte opposta a Fusi, che di testa prova a girare verso Fedele. Avanza in qualche modo la Fortis Juventus. 39 minuti di gioco, adesso ovviamente diamo un occhio alla partita, ma un occhio anche al cronometro, che diventa un fattore determinante.
fallo laterale per la formazione biancoverde. Chiede di salire Arcadio ai suoi. Rinvio di La Rosa, palla in area di rigore. Liscia il pallone Gambinere, arriva Mazzoli, può crossare, il suo cross sul primo palo, il palo attraversa e poi il gol del pareggio di Elia Serotti. Elia Serotti ha pareggiato per la Fortis Juventus al 39esimo minuto di gioco sul palo colpito da Mazzoli. Arrivato il tap-in di Elia Serotti, segnano sempre loro, davvero Guidotti e Serotti, il 3-3 di Elia Serotti. Sulla respinta della traversa, il secondo palo della giornata per la Fortis. Tanto fra qualche istante vi daremo anche il migliore in campo, anzi ve lo diamo in questo momento, che per noi è Elia Guidotti, attaccante della Fortis Juventus. Due gol e un palo in questa partita ancora una volta determinante, come detto per lui recita anche il tabellino di marcia, ottava partita consecutiva in rete per l'attaccante della formazione borghigiana. 3-3 fra Signa e Fortis Juventus, una partita davvero densa di emozioni, densa di gol. E non potevamo mancare noi come TV Prato a raccontare questa che è sicuramente una delle più belle partite dell'intera stagione dell'eccellenza Girone B fra due ottime squadre. Partita che però non accenna a finire perché attacca adesso il Signa con Gambinieri che va a puntare Mazzoli. Cerca il dribbling, entra in rigore, attenzione a Gambinieri, pallone sul destro. Prova ancora lo sfondamento, poi il rimpallo è a lui sfavorevole. Si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo con Gambinieri che protesta e rischia il cartellino giallo. 41 minuti di gioco, 4 minuti al termine, 3-3 fra Signa e Fortis Juventus, partita stupenda, emozioni a non finire fra le due squadre, con il pareggio arrivato adesso dal Fortis Juventus con Elia Serotti, bravo nel tap-in sul palo, sul tiro cross di Mazzoli. Gambinieri prova a cambiare gioco verso Marrani, arriva in sovrapposizione Dini, Marrani tiene possesso del pallone poi subisce fallo da parte di Fedele, quindi ci sarà punizione a favore del Signa. Andiamo a vedere intanto quali sono i parziali, li leggiamo come sempre su almanaccocalciotoscano.it che vi offre come tutte le domeniche il live delle giornate di Serie D eccellenza e promozione. Intanto cambio per il Signa con l'uscita di Gambinieri al suo posto Vezzosi. Dicevamo i risultati sono Badesse Zenit 2-1, quindi sorpasso delle Badesse, 0-0 fra Baldaccio Sestese, Buccinese Aglianese, Grassina Porto Romano e Gioli Montemurlo Lastrigiana, 2-0 della Sinalunghese a Castiglione Fiorentino, mentre vince sempre 1-0 per il Valdarno, quindi in realtà cambia poco, tanti pareggi, vince solo il Valdarno, la Sinalunghese e le Badesse, in alto cambia poco fra le big, per ora perlomeno, con il 3-3 della Fortis qui a Signa, lo 0-0 del Porto Romano, 0-0 dell'Aglianese, uno a Grassina e l'altro a Bucine. Fatto punizione per il Signa, la palla alta non di molto da parte di Ortega. Davvero emozioni a non finire per questa partita, come al solito taccuino, il nostro taccuino davvero molto molto pieno e pregno di azioni interessanti. Un pareggio che se davvero finirà così sicuramente è anche il risultato più giusto. La partita l'ha fatta sicuramente più la Fortis, che però ha commesso tanti troppi errori, e Signa è stato bravissimo davvero a giocarsi le proprie chance e a trarre fuori il massimo dalle occasioni che gli si sono presentate. Signa che è davvero una squadra che regala pochissimo agli avversari. Grande merito sicuramente ad Antonio Arcadio. Tanto riparte proprio la formazione giallo-blu con Bartolozzi. Allarga a sinistra per il neoentrato Vezzosi. Su di lui la chiusura di Borgarello. Poi copri testa di Gurioli. Arriva ancora Bartolozzi, inesauribile. Ancora dentro per il numero 4 del Signa. Va il dribbling, la chiusura poi di Fedele. La palla che resta però in area di rigore. Cioè fallo a favore della Fortis. Un po' generosa forse la scelta in questo caso del direttore di gara Valdarnese Vizzini. Tanto numero 11 della Fortis Mazzoli qui sotto la nostra postazione, ancora si tocca la spalla destra, eccolo qua in possesso del pallone, infortunato in uno scontro con Gambinieri, sicuramente non è al top ma è stato bravo pochi istanti fa
a proporsi in fase offensiva e col suo tiro cross far nascere l'azione del 3-3. Adesso le squadre sono molto lunghe, ovviamente, molto stanche, perché in un campo così pesante giocare una partita a questi ritmi davvero non è cosa da tutti i giorni. Tanto lancio lungo di Mazzoli per Betti, che può agganciare, va a servire dalla parte opposta a Serotti, servizio non precisissimo, Serotti tiene il pallone in campo, lo serve per Innocenti, ancora bravo a tenere il possesso, tocca per Mazzoli, quindi Borgarello, pronto un altro cambio per il Signa, Borgarello dentro per Fusi, pallone che potrebbe diventare buono, uscita però di Cappelli. Sono 45 in questo momento i minuti di gioco, vengono concessi i minuti di recupero che sono 4 se non vedo male. Quindi si giocherà fino al 94esimo, colpo di testa di La Rosa, poi quello di Dini, ancora La Rosa, centrocampo della Forza che adesso è un po' sulle ginocchia ovviamente perché ha spinto tanto, ha fatto tanto gioco. Attacca ancora Serotti sulla fascia destra, cross basso, anche questo cross dettato da mancanza di lucidità probabilmente da parte di Serotti, un po' stanco, ma è comprensibile perché ha toccato davvero tanti palloni oggi Serotti, più quantità che qualità forse nella sua partita, ma comunque partita sicuramente più che positiva quella del capitano bianco-verde. Campolo, serve Vezzosi, ancora Campolo di prima verso Tomberli che addormenta il pallone per Vezzosi, poi l'errore di Vezzosi, recupera il pallone Borgarello che va subito al lancio, pallone buono per Elia Guidotti, quindi Fedele prova a cambiare gioco dove però non c'è nessuno. Questo è un errore gratuito da parte di Fedele. Ecco il cambio per il Signa, l'uscita di Marrani. E al suo posto entra il numero 14 Pelagatti. Al 91esimo minuto di gioco. Tre cambi per il Signa, tre cambi per la Fortis. Rinvio di Lapovegni. Colpo di petto di La Rosa che addomestica il pallone, poi va a rinvio, il contrasto su di lui da parte di Tomberli, sempre davvero generosissimo su ogni difensore avversario in pressione. Lancio intanto per Betti, colpo di testa di Strupeni, intelligente verso Vezzosi che è libero a recuperare il pallone, il rinvio sempre per Tomberli, isolatissimo in avanti, poi Curioli su di lui a buon gioco, rinvio di Bado. Poi Strupeni, attenzione all'errore di Strupeni, ne poteva approfittare Lia Guidotti, pallone ancora buono, il fallo laterale è a favore della Fortis che adesso si riversa in attacco forse per una delle ultime occasioni di questa partita, 47 minuti e 30 secondi, un minuto e mezzo al termine. Innocenti ancora per Fusi, sbaglia il tocco Fusi e il fallo laterale è ancora a favore della Fortis. Poco più di un minuto al termine di questo incredibile, bellissimo 3-3 fra Signa e Fortis Juventus. Intanto a terra Tomberli con Serotti che va a chiedere però poi di allungare il recupero. Terra ancora Luca Bubu Tomberli, sicuramente uno dei migliori della formazione gialloblu e non solo per i due gol realizzati che avrebbero potuto dare la vittoria ai suoi, ma anche per l'impegno profuso in campo, in pressione anche quando il pallone non è in possesso della formazione canarina, ormai giocatore simbolo della formazione gialloblu da tanti anni, uno degli uomini della promozione in eccellenza con il gol decisivo nel derby con la Lastrigiana di qualche anno fa che i tifosi del Signa sicuramente non dimenticheranno mai, e gol anche realizzato a Vaiano nella salvezza nei playout per la salvezza in promozione, primo anno di Castorina a Signa, l'anno del centenario peraltro della formazione gialloblu. Ma torniamo in cronaca perché siamo già al 49esimo, ma l'arbitro ha dato un altro minuto di recupero. Borgarello tocca per Serotti, potrebbe essere l'ultima occasione per la Fortis Juventus che cerca il colpaccio, il gol del 4-3. Mazzoli ancora per Serotti che prova a buttare il pallone dentro, pallone buono, Strupeni mette fuori, lo recupera però poi comunque il Signa, c'è il fallo netto e il cartellino giallo per Innocenti che ferma il possibile contropiede del Signa, scelta ammonizione direi spesa bene questa da parte di Innocenti che non poteva certo rischiare
un contropiede in questa fase. Intanto cambio, esce Tomberly che non ce la fa evidentemente. Al suo posto credo entrerà Bruni. Vediamo se ho visto bene, esatto, Bruni, che fra l'altro fino all'anno scorso era un giocatore di proprietà della Forge Juventus. Applausi di Tomberly ai tifosi gialloblu, ricambiati ovviamente per l'ottima prestazione di Luca Bubu Tomberly. Vediamo se verrà concesso un altro ulteriore minuto di recupero sul recupero, oppure se la partita si concluderà al 50esimo, vale a dire fra 5 secondi. Vediamo la scelta di Vizzini, lancio lungo di Cappelli, pallone ancora buono, colpo di testa di La Rosa. E finisce in questo momento, da un solo minuto ulteriore di recupero, finisce 3-3 fra Signa e Forge Juventus in una stupenda partita davvero qui allo stadio del Bisenzio, anche per le riprese di Roberto Bob Finelli. Un saluto e un ringraziamento da Andrea Labate, a presto sugli schermi di TV Prato.